Eccoci qua, buonasera, buonasera, benvenuti e bentornati a Labirinti, puntata numero 227 di questo format, stagione numero 7, puntata ad altissimo tasso di politica, lo diciamo tutte le volte, ma in effetti così è, stavolta un po' di più, intanto perché è vigilia del tornante in Abruzzo che poi segue quello in Sardegna che precede quello in Basilicata, insomma sarà un termometro gioco forza di quello che si muove negli schieramenti e da lì ripartiamo. Ma tanto più perché il centro-sinistra barese arriva ad un altro tornante, quello delle unitarie 48 ore nelle quali le condizioni della Convenzione non bastano a sciogliere i nodi, stamattina si sono aggiunte quelle del Partito Democratico, un arroccamento adesso spaccherebbe irrimediabilmente il fronte, dicono dall'aria che sostiene Michele Laforgia, a meno che... A meno che qualcuno non abbia già deciso che la conta si farà al primo turno di giugno, ha ribattuto in parte stamattina il segretario regionale dei Democratici, Domenico De Santi, se poi c'è il lavoro, perché eh, ci sono i numeri degli ITS: 8 su 10 trovano un'occupazione stabile, il 70% dei casi anche in linea col percorso di studi nel primo anno dopo il diploma. Proviamo a tenere tutto insieme stasera, ma a sciogliere i nodi della politica, stasera ci aiuta Vito Leccese, candidato delle unità benvenuto. Grazie per essere con noi, grazie, bentornato grazie a Labirinti. Grazie a voi per l'invito. Partiamo dalle, dalle certezze. Il 7 mi devo tenere libero per una maratona? <ride> Ma, questo an ancora non si sa, ovviamente io spero che, che, ci, che ci si possa arrivare uniti alla scadenza dell'8 e del 9 giugno, eh, però diciamo, le, i passi di avvicinamento sono, li vedo un po' lenti e questo ci impedisce anche di discutere di programmi, perché sino ad oggi abbiamo discusso tanto di eh, unitarie, primarie, elitarie e abbiamo discusso, discusso pochissimo di, di programmi, mentre credo che sia giusto. Sarebbe un buon servizio alla cittadinanza se incominciassimo a confrontarci sui programmi, su ciò che intendiamo fare nei prossimi cinque anni. Allora, togliamoci subito il dente, come si dice in questi casi. L'hai detto dall'inizio unitarie sì elitarie. No, stamattina i Democratici hanno ribadito la linea, siamo aperti al uh, voto elettronico se i saggi i tecnici dovessero ritenerlo sufficientemente attendibile. Siamo aperti a scendere da 15 a 6 seggi in uh, città uh, nonostante la nostra idea fosse diversa. Non ci toccate però la libertà e l'ampiezza dello spazio di manovra. Preregistrazione il giorno prima no. Eh sì, io ho sempre sostenuto insomma eh... Che utilizzando il metodo delle primarie o della consultazione questo metodo dovesse essere il più ampio possibile. Anche perché ci siamo un po' eh, ci siamo raccontati in questi giorni, visto l'alto tasso di, di gradimento che ha l'amministrazione uscente, che eh, va, è superiore all'80%, e tenuto conto che lo schieramento progressista, laico, civista, ambientalista, è molto ampio chi vince le primarie o chi eh, rappresenterà questo schieramento eh, praticamente sarà il sindaco di bari quindi diciamo quanto più ampia è la consultazione tanto più si arriva forti alle elezioni ovviamente ci sono de degli ostacoli no? eh, rispetto diciamo, al modo di intendere le primarie. Io l'ho detto nella convention organizzata dal PD domenica scorsa, insomma, che è opportuno che, che il metodo da utilizzare non sia un metodo che restringa la partecipazione, ma deve essere quanto più ampia possibile. Poi, ovviamente, eh, ci sono. Ci sono punti di vista diversi e su questi ci dobbiamo confrontare. Laddove ci sarà la possibilità di incontrarsi tanto di guadagnato, altrimenti andremo al primo turno elettorale. Eh, anche perché, stamattina lo diceva Domenico De Santis, a meno che qualcuno non pensi di farlo già al primo turno, c'è questo rischio? Lei lo vede questo? Bevi, io guardi, ho partecipato domenica scorsa a una lunghissima trattativa durata quasi quattro ore. Tra il, i due candidati, eravamo io e Michele La Forgia, e poi il, il segretario dei, dei, no, provinciale, mi scusi dei 5 Stelle Raimondo Innamorato e il segretario regionale del Partito Democratico. In quattro ore non siamo riusciti a trovare punti di contatto, salvo quello eh, relativo al voto elettronico. Ovviamente i, i, eh, diciamo, la precondizione è quella di far svolgere il voto da quanto più persone possibili, il popolo del centrosinistra che in modo consapevole, in modo libero, in modo anche eh, accessibile, no? intende in modo, senza disagi, intende partecipare, partecipare a questa grande consultazione, dobbiamo eh, consentirlo, diciamo, eh, fare in modo che, che sia realmente così, altrimenti eh, in qualche modo... Chi viene fuori da quella consultazione elettorale, da quella consultazione primaria, che sia io o il o Michele La Forgia, non avremo quel, quella forza e quell'impatto tale per poter poi vincere le elezioni, quelle dell'8 e del 9 giugno. Punti di contatto ce ne sono stati pochissimi. Eh, sul voto elettronico ci siamo messi d'accordo. Sulle condizioni di, di garanzia anche rispetto a possibili infiltrazioni del voto, a, eh, a un possibile doppio voto. Abbiamo detto non usiamo più, le facciamo gratuite, non, non prevediamo più il lobolo che si lasciava diciamo, per partecipare. Quindi in passato c'è stato questo eh, scambio di, di ricevute, uno doveva dimostrare di avere un tot numero di ricevute. Abbiamo detto evitiamo qualsiasi possibilità di... Eh, di eh, tracciabilità no, del voto. Ecco. E, e lì ci siamo intesi, non ci siamo intesi sul numero dei seggi, almeno questo eh, domenica scorsa, perché noi riteniamo appunto, come dicevo prima, che il, il voto deve essere un voto accessibile, libero, eh, evitando disagi a chi intende votare. Noi eh, eh, abbiamo proposto un seggio in ogni quartiere quindi 15 seggi, poi siamo scesi a 9 seggi che sono i seggi che tradizionalmente il Partito Democratico utilizza quando svolge elezioni consultazioni primarie. Abbiamo alla fine detto facciamo uno in ogni municipio con un raddoppio nel primo municipio che ha 120.000 abitanti, che è, diciamo, è molto esteso sul piano eh, territoriale e domenica Gio. ci è stato detto no a questa ipotesi, poi salvo ripensamenti nei giorni successivi. Però sulla, noi, la condizione indispensabile è che sia un voto libero e che non, non, non ci sia soltanto la preregistrazione. La preregistrazione deve essere utile ad evitare le code, ma poi quel giorno, la mattina della consultazione, se uno non fa la preregistrazione e si reca al seggio deve poter liberamente votare. L'articolo 48 della nostra Costituzione prevede la libertà del voto. Poi magari ci torniamo in coda. Intanto oh, questa è settimana eh, nella quale... Partiamo ancora alla lunga coda del, del, del terremoto giudiziario che ha investito anche il capoluogo. Eh, lei qualche giorno fa, eh, guardando i manifesti in città, ha detto scrivere basta mafia e tappezzare la città mentre arrivano le delegazioni del G7, mentre arrivano gli ospiti internazionali è un po' buttare via il bambino con, con l'acqua sporca, oltre ad apparire un'opera di sciacallaggio. Sì, Io mi... le chiedo che cosa ha imparato da, da, da queste due settimane e che facciamo con, con quella zona grigia. Beh, allora eh, ovviamente quello che viene fuori dall'inchiesta giudiziaria ci deve allarmare, nel senso che eh, anche la città di Bari abbiamo scoperto, nonostante diciamo, in tutti questi anni abbiamo avuto l'illusione di esserci affrancati dai condizionamenti delle organizzazioni criminali baresi, eh, ci siamo resi conto che purtroppo non è così, che ancora ci sono infiltrazioni nella nel mondo dell'economia, nella pubblica amministrazione, nel mondo della politica. Ovviamente benvengano eh, indagini giudiziarie di questo tipo, ovviamente perché la magistratura ha uh, strumenti e modalità penetranti per poter, come dire, smascherare episodi di questo tipo. Però da questo poi a utilizzare in campagna elettorale per motivi politico-elettorali, per poterne trarre un vantaggio elettorale, abbinare l'immagine della città di Bari alla mafia, eh, io credo che sia un atto di, di sciacallaggio politico, io credo che dovremmo essere tutti molto più attenti, dovremmo pensare più a dispiegare gli anticorpi perché la mafia possa essere respinta che a speculare su... Eh, inchieste di questo tipo. E allora questo è un ottimo modo anche per entrare nelle, nelle chiavi delle proposte che saranno, perché il centroestra dice: non basta dichiarare sui social di aver denunciato compravendita di voti, su Abtab si è voltato dall'altra parte. Lo dice del primo cittadino. Che facciamo delle ex municipalizzate? Guardi, innanzitutto voglio dire che quelle, eh, quei condizionamenti che emergono dall'inchiesta eh, dall giudiziaria sul voto eh, del 2019. Eh, il voto amministrativo del 2019, eh, hanno riguardato solo ed esclusivamente esponenti del, del centrodestra. Quindi eh, diciamo in qualche modo, e eh, io l'ho anche eh, insomma, rappresentato e ripetuto più volte in, eh, in più occasioni, noi dovremmo eh, cercare di tenere lontano episodi del trasformismo politico, quello che poi alla fine determina quelle zone di ambiguità politica, quelle zone grigie. Quegli spostamenti da uno, schiera, da uno schieramento all'altro che avvengono solo per convenienza e non per prestare servizio al cittadino e alla cittadinanza. Ho usato un'espressione, una metafora un po' forte. Diciamo, ho detto che io i trasformisti li prenderei a calci nel sedere, come a dire, l'importante. Per eh, curare le patologie, questo tipo di patologie della democrazia e rinvigorire la democrazia, fare in modo che la democrazia possa vincere sulle forze del male. Sulle ex municipalizzate cambierebbe qualcosa da, da sindaco? Beh, io, io credo che, che si può fare tanto. Oggi, che abbiamo consapevolezza di quei fenomeni, perché noi, sino a, a, a lunedì della scorsa settimana, non avevamo consapevolezza. Di quello che si stava consumando in alcune aziende, del resto nessuno del management aziendale, parlo della vicenda Amtab, è coinvolto da un punto di vista giudiziario, sono alcuni lavoratori che, tra l'altro, ci siamo ritrovati. In eredità rispetto al passato. Lei sa, diciamo, in molte municipalizzate abbiamo dovuto utilizzare la clausola sociale, quindi la clausola sociale non ci consente di fare uno screening sulla moralità e sui carichi pendenti. Ovviamente tutto ciò che emerge da questa vicenda ci dovrà essere utile, dovremo far tesoro per. Come dire, alzare la guardia, non voltarci dall'altra parte. Cavallo di battaglia è il patto per il clima, l'ha lanciato qualche giorno fa, ha detto mh, di fatti non stiamo messi male, siamo sopra la media italiana nel rapporto verde-abitanti, però puntiamo al 2050 come orizzonte lungo. Benissimo, io anticiperei, io punto al, al 2040. Ah. Per arrivare a una riduzione delle emissioni di anidride carbonica al 55%, diciamo, eh, punto ad arrivare a raggiungere gli obiettivi del patto per il clima sottoscritto dai sindaci europei eh, con dieci anni d'anticipo rispetto alla scadenza che, che si sono dati in quel patto. Eh, penso a un modello di della nostra città verde e sostenibile, con, eh, appunto, pensando alle sfide globali che i cambiamenti climatici, che il surriscaldamento del pianeta ci impongono. Anche Bari nel suo piccolo può dare un contributo a, a vincere queste sfide mondiali. Allora perché non sposare un modello eh, di sostenibilità ambientale che possa dare eh, un contributo importante a vincere determinate sfide e a garantire la salvezza del pianeta. La, la, il primo accorgimento che, che metteremo in pratica in questa direzione certamente il, la rigenerazione urbana che possa partire da eh, ipotesi eh, consistenti di riforestazione urbana. Se pensiamo diciamo, al grande parco della Fibro in 117.000 metri quadri in cui diciamo, ci sarà un esperimento di riforestazione urbana molto interessante, non solo per quello che ha rappresentato in passato la Fibronit. La Fibronit ha causato oltre 400 morti al 2020, quindi è per noi un luogo di morte. Finalmente lo stiamo trasformando in luogo di vita allora, attraverso quegli esperimenti di eh, rigenerazione urbana e di riforestazione, che sia una riforestazione non soltanto diciamo, legata a delle esigenze di incrementare la vegetazione, quindi come dire, potenziare la produzione di ossigeno e diminuire la produzione di eh, anidride carbonica, ma anche che possa essere un luogo in cui la gente... Eh, viva. Quel e fa il posto. paio con zero consumo di suolo. Pug entro il primo anno di mandato? Ci riusciamo? Guardi, allora, eh, questa, e soprattutto questa amministrazione De Caro ha avviato in, negli ultimi mesi un esperimento molto importante che è un'anticipazione di un piano esecutivo del, del Pug, il eh, cosiddetto piano Costa Sud, dove eh, praticamente su eh, un'estensione territoriale molto consistente, il, addirittura il 10% dell'estensione territoriale dell'intera città noi realizzeremo un parco lineare, un parco costiero marino di ben 6 km. Non utilizzeremo volumetrie, quindi eh, eh, realizzeremo l'intervento. Guardando nel piano urbanistico generale ci sarà una riduzione del 50% delle volumetrie, ma in quella zona nel parco costiero ci saranno zero volumetrie e ridurremo il consumo di suolo del 63%, con un meccanismo nuovo di perequazione consentito grazie anche alla nuova legge regionale sulle perequazioni per cui utilizzeremo le volumetrie che eh, ridurremo nella zona del, del piano esecutivo di gestione Costa Sud per eh, rammendare eh, il quartiere Iapigia, un quartiere Iapigia che nasce secondo una vecchia impostazione del piano regolatore Quaroni, che e ancora tanta utilizzeremo da... quelle volumetrie per dare compattezza al quartiere Iapigio e quindi cioè anche quel rendere più funzionali e più funzionanti i servizi che il pubblico, che l'amministrazione comunale eroga ai cittadini di Iapigia. Due settimane fa Michele Forgia, da quella sedia ha detto la discontinuità non la dovete chiedere a me, la dovete chiedere a chi di fatti ha già governato fin qui. Ecco, c'è una cosa di questi dieci, ma oserei dire di questi vent'anni che non avrebbe rifatto o che non avrebbe voluto veder rifare dai, guardi, da, io, da chi io, era in fascia tricolore una sulla quale ha detto io ve l'avevo detto che <ride> <ride> guardi gli ultimi 20 anni sono vent'anni diciamo, hanno rappresentato un'esperienza politica amministrativa di grandissimo livello e di grandissimo valore perché in, in questi vent'anni Bari è cresciuta, è cresciuta sia come territorio che riesce ad attrarre investimenti, pensiamo ai tantissimi investimenti fatti nel, dal, dal 2020 ad oggi che hanno consentito la creazione di ben 2500 posti di lavoro e altrettanti nei prossimi due anni grazie agli insediamenti dell'high tech, delle, delle tecnologie emergenti. Quindi, e, e tra l'altro Bari è cresciuta anche come senso di comunità, perché oggi noi finalmente siamo orgogliosi di essere baresi. Sino a qualche tempo fa noi ci vergognavamo di dire che eravamo baresi, oggi lo diciamo con orgoglio. Poi se lei mi chiede delle cose, certamente... Eh, ci sono tante cose che andrebbero migliorate, ma una cosa su cui io vorrei continuità è questo rapporto di alleanza che soprattutto Antonio De Caro e prima Michele Emiliano sono riusciti a creare con i cittadini. Perché senza un'alleanza forte con la cittadinanza non si vincono le sfide importanti per il futuro. E allora su questo io mi pongo come la continuità rispetto a, a questi ultimi vent'anni. Dopodiché tante cose eh, si possono migliorare, eh, certamente ci sono cose che non, sono, non hanno funzionato bene no? e eh, cose che hanno funzionato un po' meno bene, ce, ce ne sono tante. Eh. È sempre no, pensiamo pensiamo bene. a tutto il servizio di igiene urbana che andrebbe sicuramente potenziato e migliorato, pensiamo agli obiettivi di raccolta differenziata dove stiamo ancora molto in affanno, siamo ancora attestati al 45% e dovremmo arrivare al 65%, però io credo che ognuno di noi e ciò che ha fatto in passato. Quindi la mia sensibilità rispetto a questi temi, nasco come un ambientalista della, della prima ora, potrà essere utile a dare un cambio di passo rispetto alle politiche ambientali, alle politiche dell'igiene urbana, alle politiche della mobilità sostenibile, delle, de, anche della mobilità, diciamo quella soft, quella che oggi va per la maggiore. Quella delle piste ciclabili che vi contesta il centrodestra? Anche quella delle piste ciclabili, <ride> nel senso che, che, che al, al, alcune andrebbero migliorate, ah, non, non lo metto in dubbio, diciamo eh, andrebbero risistemate, andrebbe... Anche andrebbero realizzate o riviste attraverso un percorso di partecipazione con la popolazione. Perché l'importante, guardi, e questo, anche su questo è stato fatto molto in passato: è coinvolgere i cittadini nelle scelte importanti. Per questo le dicevo che senza un'alleanza forte con la cittadinanza non si va da nessuna parte. Dalla regia ci hanno già richiamato all'ordine che stiamo sforando e allora siccome eh, balenava sui giornali, gliela chiedo così com'è ah, Chiederà ad Antonio De Caro di dare una mano a tirare la lista da, da, da consigliere? Guardi, Antonio De Caro è, è, è proiettato dopo questi due, due mandati amministrativi verso l'Europa e eh, tra l'altro eh, la, la scadenza delle elezioni europee è una scadenza importante, una scadenza importante perché è, è necessario far arrivare in, nel Parlamento europeo laddove ormai... Eh, si, si fanno le, le scelte importanti no? sul piano economico e anche sul piano diciamo, delle questioni eh, ambientali e delle questioni che riguardano l'occupazione, si fanno eh, tra Bruxelles e Strasburgo. Quindi è importante che Antonio De Caro sia concentrato in questa campagna elettorale e possa arrivare lì nei banchi del Parlamento europeo con l'autorevolezza, il carico di, di, di esperienza e di competenza che ha eh, ormai acquisito nella rappresentazione dei territori, soprattutto dell'Italia meridionale. L'incombenza del Consiglio gliela risparmia volentieri. Domanda al volo e poi lanciamo la copertina. La sentite l'Ischlein? Guardi, le ho mandato un messaggio l'altro giorno chiedendole di poterla incontrare. Io non la conosco personalmente, mi farebbe molto piacere incontrarla. Beh, chissà, potrebbe chiudere la campagna delle Unitarie. Può essere un'idea, no, ecco, come diceva lei in apertura. Diciamo, il momento è molto particolare perché è in ballo l'alleanza di tipo strategico a livello nazionale dopo il successo in Sardegna. Speriamo il prossimo successo. verrebbe da dire una volta tanto che i 5 Stelle possono farle primare, le Fanno contro il PD. E guardi, io su questo sono molto preoccupato perché dalle ultime dichiarazioni, soprattutto dell'onorevole Donno, sembrerebbe diciamo, che. Che eh, non ci siano le condizioni per far precedere questa consultazione primaria con un patto di lealtà rispetto alla coalizione a seconda del risultato che avrà la consultazione, insomma, temo che. Eh, possa sfilarsi poi alla fine il movimento 5 stelle visto il risultato delle primarie Beh, ieri eh, Raimondo Innamorato ha rassicurato in qualche misura da questo punto di vista però così sì. è e noi stiamo a vedere come va a finire abbiamo eh. sforato eh. ma tantè facciamo così vuol lanciare la, la, la copertina e diciamo che Labirinti comincia tra un attimo Labirinti comincia fra un attimo che meraviglia grazie <ride> e grazie. buon lavoro ma che la domenica con la tutti qua? Registrarsi. Foggia, Sardegna e speriamo anche l'Abruzzo, dopodiché Bari. Bari deve eh, proseguire questo percorso virtuoso. Guardate, io non so se sono ostacoli strumentali, ma eh, non deve essere una corsa d'ostacoli, ostacoli venire a votare alle primarie. Noi dobbiamo costruire le regole più semplici possibili per consentire a tutto il popolo del centro-sinistra di venire a votare liberamente. Abbiamo sentito dire che non, non c'era più tempo per fare le primarie e quindi ci siamo regolati conseguentemente e abbiamo accettato la data del 7 aprile proprio per mettere tutti, a cominciare dai cittadini, nella condizione di poter partecipare convintamente e consapevolmente. Siamo contro la registrazione se tecnicamente i nostri tecnici giuridici e informatici diranno le possibilità la siamo a favore, ma noi riteniamo che il giorno del voto ci si debba poter registrare nel seggio e votare come a tutte le primarie in tutta Italia. E abbiamo ecco, poi assieme deciso eh, di advenire ad una soluzione e quindi di eh, poter prevedere sei seggi e, e di allargare il periodo necessario ad aiutare i cittadini a pre-registrarsi. Noi lavoreremo fino all'ultimo per tenere la coalizione unita, perché i nostri, avversari sono, la, i nostri avversari sono la destra. Quindi basta con gli arroccamenti, io mi auguro che la prossima conferenza stampa fra qualche ora sia tutti insieme per annunciare la data delle conferenze. Per il sindaco di Parigi. Si torna in assemblea non perché l'assemblea ponga i voti eh, lo strumento delle, delle primarie unità. Si torna in assemblea se, chiariti i passaggi tecnici, noi abbiamo la possibilità di andare in assemblea e dire: allora la pre-registrazione funziona in questo modo. Come diceva Napoleone, Bari va bene una messa. <ride> Al bene, una messa dice Alberto Tedesco. Benvenuti, bentornati a Labirinti. 227 puntate di questo approfondimento. Stagione numero 7. Siamo partiti dagli highlights della contesa tutta interna al centro sinistra sulle unitarie, che le si chiamano primarie o unitarie. La Foggia di Ciocchio, perché non è la stessa cosa. Fatto sta che da lì uscire il nome del candidato del centro sinistra, alla fascia tricolore del dopo De Caro. Stasera parliamo di quello, ma non soltanto di quello. 8 su 10 sono i numeri degli ITS e dell'occupazione al primo anno di diploma e poi siamo pronti a collegarci con il circolo Iapigia 1 Verga del capoluogo per la quinta edizione della RoboCup Junior Academy 2024 intanto bentornati colpo d'occhio così soltanto un pezzo di parterre Torna con Giannistea, che resta assessore regionale fino a prova contraria, leader dei popolari. Ben trovata assessore. Ben trovato, grazie dell'invito e un saluto a tutti i telespettatori. Al volo, prima di andare in pubblicità, che gliene pare di, questo, che, di quel che abbiamo sentito? Beh, secondo me è un percorso che si può fare, che io credo che eh, ci deve essere la volontà e l'umiltà da parte di tutti quanti di eh, fare un progetto comune per tenere tutte le anime insieme e per poter vincere al primo turno se tutti quanti si fanno un bagno di umiltà di sicuro si arriva alla vittoria finale Dovesse scommettere stasera sulle, sulle unitari e le facciamo? Per me sì Per me sì? Bentrovato Davide Bellomo, torna con noi onorevole Lega, per un lungo pezzo di questo, di questo racconto anche tra i papabili alla fascia tricolore come finisce a destra? Quando finisce a destra? Innanzitutto buonasera a tutti a destra veramente mancano pochi minuti per non dire poche ore insomma e quindi siamo lì e cerchiamo di fare una battaglia di contenuti perché questa lotta se fare le primarie però non vedo una discussione sui temi della città che purtroppo ai noi oggi sono ben presenti e ben vivi quello che noi dicevamo e urlavamo tempo fa purtroppo è alla cronaca attuale e ne dobbiamo prendere atto quindi mi sarebbe piaciuto che le discussioni avvenissero sui contenuti e non su becci regole che potrebbero avvantaggiare l'uno o l'altro, però diciamo, questo è il tema che riguarda loro, il tema che riguarda noi e sui contenuti che intendiamo esprimere. Noi ve l'avevamo detto, io ce bello. Prof, Roberto Vingiani, direttore dell'ITS Cuccovillo, questa è la settimana nella quale vi siete presi la rivincita, è un po' il vostro di ve l'avevamo detto, i numeri vi danno ragione: 8 su 10 al primo anno di, di diploma e poi 77% nel corso di studi che ha coltivato, che non è poco. Certo, eh, buonasera a tutti, prima di tutto grazie per l'invito. Eh, certo, oggi gli ITS eh, rappresentano un importante strumento per eh, aiutare i ragazzi e il territorio a crescere e a trovare quelle competenze che sono fondamentali per la crescita del territorio stesso. E noi siamo pronti a... A spingere in questa direzione per aiutare il territorio. E tra poco ci raccontiamo anche un altro pezzo di questa filiera collegandoci con la prof. Patrizia Rosini, dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo Iapigia 1 Verga di Bari. Tra poco. Eccoci qua, di nuovo Labirinti di Nuova Antenna Sud, secondo blocco di questa puntata numero 227 che apriamo andando a salutare la prof Patrizia Rossini, dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo iapg 1 Verga di Mari. Bentrovata, grazie per essere con noi, vedo che sta perfezionando la postazione. Eccola qua, bentrovata prof. Salve buonasera. Ci sente? Io sì la sento, lei mi sente? Adesso sì, eh, il che mi rinfranca molto. Bentornata Labirinti, noi ci siamo visti esattamente un anno fa ed era esattamente la stessa ricorrenza perché quest'8 sì. marzo è giornata di gare da quelle parti, l'anno scorso era quello del ritorno in presenza della RoboCup Junior Academy 2023. Siamo arrivati sul podio, questa è giornata di gare siamo praticamente alle premiazioni, come è andata? E ancora non sappiamo, abbiamo la, la classifica della Rescue Line under 19 e under 14. Che un ora non ho ancora eh, dichiarato, non ho ancora comunicato al pubblico che è qui in attesa, e, mentre aspettiamo quella dello stage. Allora raccontiamoci eh, co com'è questa competizione perché eh, di tipologie ce ne sono almeno tre, ce n'è una non competitiva aperta ai più piccoli, eh, quella competitiva sì. on stage performativa e quella rescue online eh, che è quella un po' più, più complicata che pre prevede i percorsi, i tracciati, gli ostacoli. Sì, vedo che se lo ricorda. Allora, <ride> quella non competitiva è robottando, e stamattina ci sono state sette squadre che si sono esibite. Sono i ragazzini più piccoli che appunto fanno delle performance che non seguono il regolamento nazionale. E poi nel pomeriggio invece abbiamo avviato le performance dello stage preliminary, first e advance. Quindi adesso siamo in attesa appunto della classifica. E in contemporanea si sono hanno gareggiato le squadre della Rescue Line sia la, la categoria entry, dei più piccoli, sia l'Under 19. Ha già visto novità interessanti fin qui? Grazie. Guardi io vedo ogni anno una crescita continua insomma di quelle che sono le competenze di questi ragazzi tra l'altro proprio perché li prendiamo dall'età di tre anni cioè cominciano dall'età di tre anni e seguono tutto il percorso tante volte li ritroviamo anche nell'Under 19 abbiamo ex alunni nostri che oggi gareggiano con le scuole ovviamente secondarie di secondo grado. E questo è un dettaglio non, non indifferente, perché racconta la formazione, la filiera lunga, perché la robotica è un metodo, ed è un metodo di apprendimento, tanto più al primo ciclo che si affianca a tutto il resto e non lo sostituisce. No, assolutamente, io non faccio altro che ripeterlo. Ieri nel convegno di apertura appunto ne parlavo, perché la robotica educativa ci dà la possibilità Veramente di creare delle competenze in questi ragazzi che diventano competenze per la vita, perché sono competenze che portano loro a sapersi porre un obiettivo, a saper programmare, a saper tornare indietro se sbagliano, soprattutto a non vivere l'errore come un fallimento, che è una cosa importante. E poi c'è la motivazione all'apprendimento che trasforma questo apprendimento meccanico in apprendimento significativo. Lei ci ha scommesso 12 anni fa, quando si può dire essere realmente una, una scommessa. La domanda sarebbe: come si insegna la robotica? Beh, io dico sempre ai miei docenti che la robotica non si insegna, la robotica è un metodo, quindi è uno strumento attraverso cui insegnare tutto il resto. Per cui non dovrebbe essere visto come qualcosa da aggiungere al percorso formativo, al curriculum, ma deve essere qualcosa che i docenti devono utilizzare per rendere i ragazzi autonomi, indipendenti e soprattutto per poter ecco, far sì che loro sappiano diventare dei cittadini con degli obiettivi. E la robotica dà queste competenze. Citava alcuni degli obiettivi, ne cito altri, le materie STEM. Il problem solving sì. è l'imparare a programmare e a farlo di comunità e in comunità. Assolutamente, questo è un altro degli obiettivi, lavorare in squadra, per esempio. Sappiamo quanto l'Italia sia agli ultimi posti proprio a livello internazionale come nazione che non è capace di lavorare in squadra. Invece, la robotica dà questa competenza e la dà anche da cominciare dalle, proprio dai, dai piccolissimi. Infatti, insomma, chi ha assistito oggi alle performance si è potuto rendere conto di come è la squadra che lavora e della squadra che cresce. Non è il docente che entra in classe e insegna la robotica, è una scoperta costante e quotidiana dei docenti che guidano i ragazzi, ma non li insegnano direttamente, come era una volta almeno. Dottor Vingiani, così si sfonda una porta aperta, per voi è esattamente il pezzo che mancava. Certamente, ne abbiamo parlato ieri perché ero anch'io alla presentazione ed è così, ed è, è fondamentale ma per la crescita dei ragazzi, perché come dice giustamente la dirigente si tratta di una metodologia, di far apprendere ai ragazzi eh, tutto quello che riguarda la logica, sviluppare delle competenze che normalmente rimangono, eh, sono spente all'interno dei ragazzi. Invece questa metodologia consente effettivamente un importante sviluppo, è chiaro che poi per noi diventa importante eh, trovare ragazzi che siano già preparati, già pronti ad entrare nel mondo della meccatronica. Anche perché questo fa il paio con i numeri di questa settimana, abbiamo credo sia la terza grafica, quella sugli ITS, stiamo partendo al contrario, ma così è, vediamo <ride> se siamo in grado di... Eccola qua, 81% trova lavoro in un anno, Unicredit incontra le scuole, 26 percorsi di studio, abbiamo 6 academy in Puglia, 767 iscritti, 508 diplomati, 8 su 10, dopo un anno ce la fanno. E il vantaggio non è che ce la facciano, è che riescano a farlo nello in larga parte, 77%, in linea con quello che avevano studiato prima. Certamente, questo è l'elemento fondamentale. Eh, peraltro appunto sono numeri che vanno sempre in, sono sempre in crescita, anche come numero di ITS, oggi in Puglia ci sono 10 ITS, quelli sono gli ITS valutati che sì. compongono questa uh, valutazione, uh, ma devo dire che in Puglia abbiamo dei risultati molto più alti. Noi stessi abbiamo delle percentuali che sono intorno al 92-93% come altri ITS con un dato importante che è quello del 94% dei ragazzi che resta in Puglia, che resta sul territorio, che trova il risultato dello studio all'interno della nostra regione. E questo è perché? perché i nostri percorsi sono fatti insieme alle aziende, insieme agli stakeholder del territorio e quindi si costruisce eh, un percorso, un ragazzo che abbia quelle competenze che servono a questo territorio, servono alle aziende che sono in Puglia e di conseguenza consentiamo ai ragazzi di trovare un lavoro e alle aziende di trovare quelle competenze. Che non, che non trovano, si parla tanto di mismatch, il mismatch è legato alle competenze ed è l'obiettivo dell'ITS, è proprio questo. Anche perché abbiamo in Puglia il 30% di giovani tra 15 e 29 anni che non studiano né lavorano, li chiamiamo IT, lo facciamo da tantissimo tempo, quello che mi inquieta è che mentre noi ne parliamo al di sopra della media nazionale, siamo al, in Italia al 23%, noi siamo di parecchio sopra, la Puglia al quarto posto, se sali nella fascia 19-26 arriviamo a un terzo dei pugliesi che non studiano nel lavoro, un terzo cominciano a essere parecchi. Certo, è un problema eh, importante che eh, abbiamo sul territorio, eh, quindi è, è chiaro che diventano importanti eh, anche tutte quelle attività che possono portare l'ITS a essere conosciuti dai ragazzi, perché purtroppo oggi non, ancora non sono molto noti. Uh, invece proprio questa fascia di ragazzi sono quelli che si possono approcciare a imparare uh, nuovi mestieri, nuove, avere nuove competenze perché oggi il territorio pugliese chiede tanti posti di lavoro ma non trova le persone. E quindi è fondamentale che uh, que que tutte queste persone trovino gli stimoli. Per potersi eh, approcciare, questo è chiaro che noi lo stiamo facendo. Stiamo sviluppando tante attività grazie ai fondi PNRR. Eh, stiamo creando dei laboratori molto importanti. Da noi avremo 3.000 metri quadri nuovi di laboratori che stiamo realizzando. Eh, che vanno ovviamente in tutte quelle che sono le tecnologie fondamentali che operano nell'ambito della meccatronica e non solo. Quindi è chiaro che diventa uno stimolo per imparare queste nuove eh, tecnologie e diventare eh, dei, dei ragazzi che possono trovare un posto di lavoro. Quanto ci preoccupano questi numeri? Perché è vero, noi abbiamo aperto con la campagna elettorale, abbiamo aperto col faccia a faccia con Vito Leccese, con l'incognita delle primarie, con l'insidia di quello che si muove tra gli schieramenti. Poi però la campagna elettorale è fatta di temi, come, come diceva l'onorevole. Quello eh, di quanto siamo in grado di dare una vocazione ai territori e di quanto siamo in grado di farla con il capitale umano è la domanda delle campagne elettorali. Vale per le zone PIP, eh, che, che non, nei centri che non hanno quelli industriali, vale per quelli industriali, vale per l'attrazione delle imprese, poi però si passa esattamente da quei numeri e da quel 30%. Sì, però io un... voglio vedere al contrario, voglio vedere il numero, quello dell'81%. Perché faccio questo discorso? Perché questo è l'esempio di quello che dovrebbe essere la proiezione futura in ordine alla formazione dei ragazzi e quindi poi al lavoro, al posto di lavoro che bisogna cercare di assicurargli, avere appunto una prospettiva di una vita tranquilla eh, dal punto di vista lavorativo. Ecco, l'ITS è l'esempio di quello che dovrebbe essere il futuro. Se noi invece precedentemente avevamo ingolfato la formazione con gli stessi studi, dando una solo tipo di idee o poche idee, e quindi dove c'era poi, quando hai... 100 richieste e ai 10 posti di lavoro, è chiaro che gli altri 90 o non lavorano o devono andare al di fuori. L'ITS invece dà esattamente il senso di quello di cui c'è necessità nel territorio come lavoro perché dice benissimo chi fa attività politica come noi. È... Massacrato, facendo questi termini, da richieste di persone che vogliono un aiuto per poter lavorare. Ma il sindaco non, non dà mai il posto, crea no, le no, condizioni ma in perché poi sul in territorio... genere perché è quello il quale, quando chi vive veramente il territorio, chi fa politica vera e non quella falsa, quindi assorbe tutti i problemi del territorio. Qual è il primo problema del territorio? Il lavoro. E alle volte abbiamo, da un lato, la mancanza di lavoro, altrove abbiamo che su determinati posti di lavoro c'è richiesta e invece non c'è l'offerta e quindi l'ITS è esattamente quello che coniuga queste due cose. Ecco perché voglio vedere l'81, non per non nascondere il 30, ma perché quella è la tendenza a cui noi dobbiamo volgere il nostro sguardo nel momento in cui poi facciamo politica e facciamo programmazione politica su quella che è la formazione e quindi quelli che i posti di lavoro da creare. Ma lei è assessore al personale, quindi ne sa <ride> tanto di quelle richieste quanto. Ma di quelle richieste, che significa? Ho fatto un concorso alla luce del sole, <ride> dove abbiamo assunto, stiamo assumendo quasi 1.000 persone. Un concorso che è stato fatto dopo 13 anni mm. e quindi un concorso dove ci sono solo 85 ricorsi eh, su quasi 5.000 idonei. No, io dico che ormai eh, l'imprenditoria eh, è in continua evoluzione, ci sono ehm, delle, delle esigenze che il mercato e anche gli imprenditori richiedono come formazione di eh, risorse umane appropriate in quello che è il settore, siccome c'è un'evoluzione continua e quindi cambiano le richieste e su queste richieste di solito c'è carenza. Noi abbiamo anche la carenza, bisogna dirlo sto fatto, nel mondo dell'agricoltura. Nel mondo dell'agricoltura non c'è più, più personale, perché in realtà anche il reddito di dignità ha fatto i suoi danni, perché eh, anche nel, 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 nel settore dell'agricoltura e dell'esportazione sia i produttori e sia gli esportatori stanno in grossa difficoltà perché non riescono ad avere la manodopera giusta per essere competitivi anche con gli altri partner europei che vanno a, a prendersi delle fette di mercato che sono anche dell'oltremare e sono più competitivi. Cioè, cosa sta succedendo? Che noi abbiamo dei costi di produzione molto alti, a differenza di altre nazioni come possono essere la Grecia e la Spagna in alcuni versi, e questi si sono conquistati delle fette di mercato perché avevano un costo di lavoro inferiore rispetto al nostro. Fatemi tornare dalla prof che eh, abbiamo le premiazioni a ridosso, quindi quando volete, tra l'altro è accompagnato da, da una meraviglia dei, dei, dei piccoli che oggi stanno ra raccontando quello che hanno imparato. Quanto la preoccupano prof i numeri che abbiamo citato un poco fa sui, sui NIT, su, su, sul 30% che, che non studia né lavora? Come li rimettiamo nel circuito? Ecco, quello è un pezzo di, di, di soluzione con la quale li, li rimettiamo nel circuito. Poi? sicuramente è un dato di fatto oggettivo ed è un dato di fatto del momento. Noi stiamo lavorando perché questi dati cambino nel futuro, perché questi bambini così piccoli ci danno contezza di quelle che potranno essere le loro competenze nel futuro. Adesso si sono ecco, attaccati vicino a me tutti i ragazzi delle nostre squadre, ce ne sono tanti altri ovviamente nel pubblico, però, ecco, loro sono quelli che hanno partecipato per la nostra squadra, per la nostra scuola. Ce n'è uno che vuole raccontare com'è andata? Direvo. Sì, ti vuole raccontare com'è andata? Francesco vuoi raccontare? Eh, però non so se riesce a sentirlo, devi mettere in piedi. Senti? Sì. Vediamo. Provate a parlare. Com'è andata Francesco? Ti ha detto com'è andata, vediamo se ti sente, parla, dai. Eh, non sapere, il robot sono facciamo e mi piace avevo parlato il nonno. Abbiamo parlato di due documenti, tra cui anche il codice. Qual è quello che ti ha incuriosito di più, quello, quello che ti è rimasto più impresso? Qual è quello che ti è rimasto più impresso? Il robot, mm -hmm. il robot che mi è rimasto più impresso è stato questo, il comodino. Che si apriva, uh, si apriva si chiudica, voto, e si chiude con il servitore. motore. Eh, eh, in questo comodino, quando ci passa la mano al di distanza, partono i servomotori in contemporanea con gli letto. Quando ogni servomotore sono eh, la coppia di letto si accende. Che meraviglia! Ma... Loro hanno rappresentato Mary Poppins, quindi avevano una scena di questa, della storia di Mary Poppins la scena in cui tutti i giocattoli impazziscono e quindi hanno automatizzato vari personaggi, vari giocattoli, vari oggetti della stanza in cui era Mary Poppins e quindi tutti più o meno tutti con Arduino, giusto? Sì. Tutti con Arduino, sì. Prof, quali sono le sfide future? Immagino l'intelligenza artificiale che per le aziende è già realtà, per l'Europa vuol dire strutturare una carta comune come hanno fatto già negli Stati Uniti e per voi vuol dire cominciare a esplorare uno strumento del quale conosciamo ancora tro fin troppo poco. E la devo smentire perché noi due anni fa abbiamo già fatto un progetto <ride> di intelligenza artificiale, quindi ai ragazzi hanno creato con la stampante 3D tre tipologie diverse di bidoni della spazzatura, e ponendo davanti l'oggetto, il rifiuto insomma, di cui disfarsi, si apriva il, il bidone corretto, quello della carta, quello dell'alluminio e quello della plastica quindi loro hanno già fatto questo percorso di intelligenza artificiale ma l'hanno utilizzata anche stasera in una delle performance no? perché lo specchio, è... sì, lo specchio. Lo specchio che, hanno, che era presente nella stanza di Mary Poppins comunque è, sì. è automatizzato con l'intelligenza artificiale la, 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 la vuol chiedere per Bari Città questa cosa dei bidoni ah, sì, l abbiamo, l abbiamo. ci vorrebbe diciamo, bisognerebbe esportare l'intelligenza artificiale forse anche a chi assume le decisioni, perché alle volte insomma, si capisce che non siamo molto in linea con il progresso, quando soprattutto se parliamo di amio, parliamo di, 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 di tanta roba. <ride> Era una battuta <ride> uh, lieve, ma come dire, anche di questo si parla e poi sono tutte innovazioni al servizio di... Però siccome stiamo per andare in pubblicità, eh, poi se vuole torniamo nel blocco successivo, lì dove dovessimo avere notizie sull'eventuale premiazione, siccome è l'8 marzo, io voglio commentare con lei la grafica eh, sui numeri di Open Police di, di questa settimana. Ce l'abbiamo al volo, vediamo in... Uh... Alle donne tante mimose, pochi posti di lavoro occupata soltanto una su due. Open polis ci mette in fondo alla classifica per incidenza delle donne occupate nella fascia 25-49 anni. Meno di una su due, facciamo meglio di Sicilia, Campania e Calabria, ma come consolazione non è granché assolutamente no, ma io mi rendo conto che comunque siamo sempre molto indietro rispetto ad alcuni temi. Se dovessimo ritornare al discorso della robotica. Noi siamo l'unica scuola del primo ciclo in Italia ad essere scuola capofila di una regione, ma io faccio una fatica tutti gli anni perché sinceramente sono sempre poche le scuole che aderiscono alla rete e che quindi partecipano, quando invece sono delle performance davvero formative questi bambini, questi ragazzi imparano tantissimo l'abbiamo detto prima eh, diventa veramente un momento di crescita importante ecco e non si fa perché siamo sempre un passo indietro per quanto riguarda le donne ovviamente ancora di più noi cerchiamo di attivare tutti i corsi possibili di STEM adesso con PNRR, con Agenda Sud, il PON Agenda Sud stiamo attivando tutti questi percorsi che comunque abbiamo già diciamo, attivato negli anni però ecco, diventa sempre complicato. Allora, direi che noi andiamo in pubblicità, poi torniamo da lei così ci salutiamo e salutiamo i ragazzi. Io la ringrazio tantissimo, anche perché, lo diciamo tanto, eh, questo è un happening, è riuscita a far fronte ad una questione tecnica eh, che, che si è posta in itinere, ma credo che ci siamo riusciti. <ride> grazie, grazie due volte, nel senso che è riuscita a mettere quella che da queste parti si chiama una pezza a colore. Pubblicità, poi ci salutiamo. Eccoci qua, terzo e ultimo blocco di labirinti. Siamo pronti a tornare in diretta dalla professoressa Rossini dall'istituto comprensivo Iapigia 1 Verga del capoluogo, perché dobbiamo necessariamente restituirla alla premiazione. Come la chiudiamo, prof. E la chiudiamo con un uh, forza Puglia, forza Puglia perché ecco, da questo punto di vista veramente dovremmo cercare di collaborare un po' di più ed essere più presenti a livello nazionale. Noi ce la mettiamo tutta, la scuola ha grandissime potenzialità, la scuola può fare tanto. Quindi noi ci crediamo, continuiamo ad andare avanti e continuiamo a promuovere queste iniziative così innovative che danno veramente la possibilità ai ragazzi di crescere. In bocca al lupo tantissimo. La, la ringrazio, eh, grazie, grazie da tanto. Da parte nostra, e io, la ringrazio e saluto a tutti, grazie. Come governo regionale va il nostro ringraziamento a tutti voi, a tutti gli educatori che si adoperano quotidianamente per il bene dei nostri figlioli, come si suol dire. Quindi grazie, bene, grazie. e ci sarà sempre grazie il supporto voi, nostro. Se parliamo di innovazione andrebbe grazie. clonata una persona così. Andrebbe clonata, dice l'onorevole Bellò. <ride> Non so quanti sarebbero contenti. <ride> e auguri per la giornata di grazie. oggi. Grazie. grazie, grazie a te. Allora, no, è chiaro che sono mh, considerazioni ovviamente molto interessanti, perché chiaramente, ripeto, c'è la necessità di, eh, di spingere sempre di più all'interno della nostra regione per queste attività. Eh, abbiamo parlato, abbiamo chiuso la prima parte col discorso delle donne, è vero, è un problema grosso, è un problema che noi sentiamo tanto perché. Le ragazze che si iscrivono all'ITS Mecatronico si contano sulle, sulle dita di una mano, perché c'è ancora una distanza enorme, una distanza grande nel vedere come se fosse un qualcosa di assolutamente vietato alle donne, mentre invece dà delle grandissime opportunità alle ragazze che frequentano i nostri percorsi, poi fanno delle, veramente dei percorsi di grande successo. Però purtroppo c'è questa, uh, questa distanza, quindi anche noi stiamo attivando delle delle azioni proprio per cercare di promuovere questo discorso. Partendo anche dalle scuole, anche dalle scuole elementari come eh, fa anche la, uh, la professoressa Rossini. Perché questo? Perché dobbiamo cercare in questa maniera di arrivare anche alle famiglie? Perché eh, purtroppo c'è sempre di più lo spostamento verso i licei e l'abbandono dei tecnici e questo rappresenta un problema per il, il territorio. E soprattutto anche nei tecnici è visto come un qualcosa dove le donne non possono avere un futuro. e Invece, non è assolutamente così, e quindi bisogna lavorare tutti insieme per riuscire a raggiungere questo punto. Volevo chiedere del 4 più 2 e della certo. riforma. Grazie, professoressa, e in bocca al lupo a lei, e ai suoi ragazzi. Eccola qua. E allora, Vito L'Eccese, così apriamo la pagina dedicata alla marcia di avvicinamento alle comunali. Vito L'Eccese. L'attenzione nostra è stata distratta dalla questione regole primarie, da come si arriva uniti o divisi alla scadenza elettorale. Quella di oggi è un'iniziativa che serve a richiamare delle esperienze virtuose in questa città, di cittadinanza attiva, che hanno fatto la storia della città e anche hanno realizzato qualcosa di molto buono, come il processo di risanamento dell'area ex fibro. Io credo che tante cose sono state messe in cantiere dall'amministrazione De Caro, magari alcune cose non sono andate benissimo, vogliamo migliorarle, possono essere perfettibili, lo, lo faremo nei prossimi cinque anni. L'importante è non fermare la macchina in corsa della città di Bari verso il futuro. Grafica del PD di stamattina che di fatti... Eh, rimanda al mittente, almeno in parte alcune delle condizioni della convenzione, il muro del PD e tutti i dubbi, registrazione aperta durante la consultazione. Lei l'aveva detto in tempi non sospetti, chiamiamolo patto per bari, però facciamole, facciamole così e me magari mettiamoci a fare da garanti quelli che poi presentano le liste e dalle Beh, cui firme passa. L'ho detto non da oggi, ma l'ho detto da mesi fa, quando ho detto che le primarie, se si fanno, io non le voglio chiamare primarie io voglio, voglio chiamarle consultazioni elettorali dove si va a chiedere a tutti i cittadini di dare un proprio unitario un, un, un ma nello stesso tempo chi partecipa e chi fa le liste deve sottoscrivere un documento come dicevo perché poi chi perde resta al tavolo perché abbiamo dei casi che con queste primarie ci sono stati anche in alcuni comuni dove la parte avversa che può essere la sinistra all'interno del PD da altre aree che stanno oggi in questa coalizione in questa come si chiama abbiamo, io l'ho fatto ad Altamura il, il... <ride> solo un campo parecchio largo parecchio parecchio, <ride> parecchio largo. però siamo arrivati ma sbaglio una... il riferimento era, era quello beh, sì, riferimento a quello di Sant'Eramo beh sì, il riferimento è quello di Sant'Eramo dove noi abbiamo fatto eh, ci furono le primarie con la sinistra che presentava un candidato perse e poi se ne è andato da solo e quindi noi siamo andati con Casone che vinse le primarie, quindi rimanemo, restamo finti. Vince anche le elezioni. E poi abbiamo vinto le elezioni. Salvo poi. Ma eh no, io voglio dire, se ci sono delle regole bisogna rispettarle. E chi sta a un tavolo deve farlo rispettare e deve essere il garante, perché chi fa le liste ci deve mettere la faccia, la firma e io avevo detto anche il documento della carta d'identità. Da lì per, non si... Non perché da non si Perché è chiaro, io non vorrei che qua poi si crea la cosiddetta farsa, è chiaro che stiamo parlando di persone autorevoli, di persone per bene, però come si dice mai dire mai, perché poi queste situazioni così che vanno... Uh, vanno avanti alla distanza si possono logorare quindi non vorrei che possa nascere un qua quindi io lo chiamo patto per bari come ho detto patto per bari dove tutti quanti portano il, il loro danno il loro apporto in un modo che sono garanti di quello che vanno a fare io faccio la lista e sono garanti posso andare come, come dice Vito Leccese tenendo la, la registrazione aperta per tutto il giorno del voto o... no io sono per quello che dice Leccese e quello che ha detto il PD è chiaro cioè io onestamente ehm, qua, eh, in questi in questi giorni eh, sono successe tante cose in questa città quindi eh, mo si sta riprendendo un po come dire l'attività politica ci sono stati dieci giorni di, di calma assoluto di, di silenzio tombale per dire no? dopo quello che è successo con gli arresti e tutte queste storie varie però Voglio dire, è un momento che eh, non ci sono più le supposizioni, ci sono dei dati reali, ci sono due candidati in campo che vogliono, uno di questi vuole fare il candidato sindaco. Il metodo per tenere questa coalizione. Ma anche l'altro vuole fare No, vogliono fare? No, tutti e due vogliono fare il candidato sindaco. Il metodo per tenerli insieme, per poter vincere, è quello di queste consultazioni elettorali, chiamiamole come le vogliamo chiamarle. Questo metodo però deve essere che chi perde resta al tavolo. Assolutamente, quello è un patto e no, di. No, eh, no, non vorrei, sto, ripeto il discorso, che questo eh, tirare avanti eh, logora un po' le varie parti, si creano delle situazioni nel momento del voto che è situazioni dove se non ci sono dei garanti si possono creare delle situazioni che poi... Possono rompere le cose perché è successo Dice, non questo, Perché non le vorrei, no, è successo questo? Io non condivido, per me sono false, per me io vado per i fatti miei. Dici non per rompere prima, per rompere dopo. Ah, citava Sant'Eramo, adesso mi verrebbe da dire che poi non è finita benissimo. Non è finita benissimo perché poi alcuni consiglieri hanno votato la mozione di sfiducia. E eh adesso? Adesso Casone candidato sindaco dove i popolari e credo anche il PD sostiene Casone, ha fatto l'espulsione ai due consiglieri comunali che stavano nel governo e poi io non ho mai visto una cosa del genere dove su tre consiglieri che aveva Con, della lista Con, avevano tre posizioni, cioè quindi due assessori e un presidente del Consiglio e hanno mandato a casa Casone, una cosa anomala però. C'è anche questo. Tra poco le chiedo uh, il blocco civico, sta con la Forgia o con l'eccese? ci può pensare un attimo perché il centro questa settimana vi ha detto sì, però così è concorrenza sleale. O sbaglio? Eh, riassumo per, perché si fosse. Intanto la grafica, così capiamo a che punto stiamo col centro-destra. Quattro erano. Ecco, continuano lo stallo nel centro-destra, ora tutto rinviato al dopo Abruzzo. Così? È come la, 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 la penultima sigaretta di te lo svio. Io non sono uno che si nasconde, secondo me siamo in ritardo e invito veramente chi, in parte sono anch'io in quella classe dirigente, però invito ad assumersi, ad ognuno di noi deve assumersi le proprie responsabilità perché la decisione va assunta. È evidente che quello che è accaduto nella città di Bari, come ha detto il collega Pocanzi, c'è stato un po' di stallo, beh, è successo ben altro. Ma parli del quale voi vi aspettate un slittamento no, del voto? No, no, io non mi aspetto niente perché la magistratura fa il suo, io sono un garantista. Personalmente ognuno farà il suo processo e vedrà alla fine un pro del processo in un senso nell'altro. Certo, è, però quello che è inequivocabile che nessuno può smentire, è che una società partecipata del comune, forse la più grossa, se non ricordo male i numeri, ma comunque importantissima, non era toccata, sfiorata dalla mafia, cioè la mafia gestiva questa società. Ora, questo è un dato, quindi che cosa significa? Nella migliore delle ipotesi, che l'amministrazione comunale nella migliore delle ipotesi ha lasciato la porta aperta, si è girata e ha pensato ad altro e quindi una società così importante l'ha lasciata in mano a gente inopportuna. Addirittura nelle carte processuali si legge che non c'era una manifestazione comunale che non fosse gestita nei parcheggi e in tutto quello che ovviamente viene veicolato attorno a una manifestazione comunale da elementi della mafia. Questo è un dato terrificante, perché significa che l'amministrazione comunale ha pensato a fare altro. È una cosa che era purtroppo evidente, nessuno pensava in questa maniera, con questa deflagrazione o con questo inquinamento totale, però più volte ne sono stati dati dei segnali che c'erano parecchie cose che non andavano. Che cosa impara, cioè che ne facciamo delle municipalizzate domani? Io ho una... Eh, ecco qui ecco, i contenuti. Esatto. Io personalmente penso che lo Stato meno entri nella gestione di società private, meglio è. Più asciutto sia lo Stato, meglio è. Lo Stato deve avere il, eh, il compito, il dovere di indicare che cosa bisogna fare. Se pensiamo all'Amtab, quali corse fare? Perché è giusto che anche l'ultimo cittadino. Della periferia di Bari abbia la corsa del pullman e quindi che quel pullman, quel bus, che sarebbe antieconomico se lo facesse una un'azienda privata, però ha il diritto di avere quella corsa. Quindi deve stabilire questo e poi la gestione non può essere pubblica, perché noi abbiamo visto che dove c'è una gestione priva di società private, perché poi comunque hanno forme commerciali, di società SPA eh, e quindi sarebbero. Nell'egita nell di quello che è il, il codice civile. Però poi abbiamo visto che in realtà la lottizzazione politica è penetrante e noi abbiamo persone che se vogliamo dire inadeguate. Perché se oggi il presidente l'AMTA, dopo tutto quello che è accaduto, oggi non dieci giorni fa, venti giorni fa, oggi dice un bello, dovete venire all'AMTA perché c'è un bel ambiente quando poi gli hanno di fatto commissariato la società per mafia. Io rimango allibito del fatto che una persona che ha la rappresentanza legale di quell'ente si comporti in questa maniera. Però non ci sono vertici dell'azienda implicati. No, ma io non, io, non, io non faccio un discorso processuale, perché evidentemente non ha espletato nessuna condotta in concorso con chi poi risponde di associazioni di stampo mafioso. Però sta di fatto che la sua società di cui rappresentante legale era condizionata. Già... Ma la se giudiziaria vedi... vedi... è un affiancamento che a questo punto Ma prende le redini. E si prende le redini, quindi vuol dire che c'era così tale tanta f... infiltrazione. c'era tale tanta infiltrazione che quindi la società eh, non aveva più il controllo di quella che era la gestione ordinaria. Vuole... E... Vuole replicare? No, voglio dire che qua non si tratta di colori politici. Bari è una no. città difficile. Mm. Bisogna dirlo. Cioè, non, non è... è capitato, è successo oggi. A chi sta che fa parte di un governo di centrosinistra, ma in passato è capitato anche a chi stava in un governo di centrodestra, voglio dire. Non, non dimentichiamo. Purtroppo per noi sono vent'anni che non <ride> abbiamo questo problema. <ride> no, no, voglio dire, però c'è stato anche prima. Um, dico che secondo me uh, ci vogliono le persone giuste al posto giusto, come giustamente diceva Davide, nel senso che alcune, alcune volte ci sono delle persone inadeguate che ricoprono determinati ruoli. Però nello stesso tempo viviamo in una comunità, in una città molto particolare, difficile, difficile da gestire e può sempre succedere qualche caso, diciamo, non è che qua si riesce a fare l'autopsia a tutte le persone quando hanno un ruolo e rivestono un ruolo pubblico. Però eh, la campagna elettorale è, è, è un'ottima occasione faccio, per alzare la stanza. Stella... È chiaro che la magistratura farà il suo percorso, cose, però voglio dire, ma questo può succedere anche domani, qua nessuno è perfetto, perché, ripeto, poi abbiamo visto tutto quello che è successo, ci sono anche persone che eh, hanno fatto campagna elettorale nel centro-destra e eh, che si sono trovate coinvolte in altre cose. Però per me queste sono cose che fanno, non è che fanno parte del passato, ci devono far riflettere per il futuro. E quindi questo è importante. E nello stesso tempo bisogna dire pure che tutte queste municipalizzate stanno alcune volte eh, sempre in situazioni di difficoltà dal punto di vista economico. La, soluzione perché è? la, la gestione, perché come io condivido lui dice, lui dice, come privato, le... per me il privato è la cosa migliore. Ma è chiaro, è una cosa scontata. È una cosa scontata, è facile anche perché poi... Chi, chi perde? Sono i cittadini, sono le risorse dei cittadini. E non è una sconfitta dire il privamento e non, è, è, non perché... è una sconfitta, no, io private... non la vedo una sconfitta. Non, non è un, un cambiamento di rotta, è un cambiamento di rotta che lo dovrebbe fare la politica. Di governance, non, no, che... di governance. Non che lo deve fare il centro sinistro o il centro-destra. La politica. Parliamo noi in generale. Beh, diciamo che su questo abbiamo trovato un patto alto. Le dico una cosa, perché poi io sorrido quando ad esempio il Sindaco quasi si scandalizza, quasi come se la nomina al Presidente dell'AMTAB l'ha fatto il sottoscritto. Quando il sottoscritto, sia in Regione che poi al Comune, perché ovviamente il Comune non avendo la potenza legislativa non si può presentare un progetto di legge, abbiamo fatto una mozione con cui avevamo, avevamo ho chiesto, personalmente ho chiesto, perché non recuperiamo la norma di legge nazionale sui requisiti di professionalità che sono necessari per rivestire alcuni ruoli all'interno di società partecipate. Questo limiterebbe il, diciamo, il politico belluomo a poter inserire il proprio amico a regione ha, quando fece questa battaglia all'epoca dell'Arpal. Lo fece all'Arpal all in regione, lo fatto. Questo prescinde da poi dalle condotte di rilievo penale perché. Davide Bellomo che fa l'avvocato probabilmente non è idoneo a andare a dirigere un'università dove si fa fisica. Allora, se noi limitiamo noi stessi e quindi dobbiamo mettere un amico di colore politico, però che ha determinati requisiti di professionalità, forse faremo una cosa, avere, ecco. una cosa utile. Se però poi neghiamo e quando si dice no, allora è una sconfitta per il pubblico se andiamo al privato. Io non intendo dire che noi dobbiamo affidarci ai privati. L'amministrazione dello Stato in determinati servizi deve essere sicuramente condotta dal pubblico. Io devo dire al pubblico quali sono le corse da fare, se parliamo di trasporti, quali, se parliamo di acqua, diciamo, chi deve essere fornito. Devi dare tutte le indicazioni possibili e immaginabili e tutti i controlli possibili e immaginabili. Poi la gestione che deve essere perfetta dal punto di vista sia economico, perché anche lì intervengono le norme statali che possono consentire di ampliare o meno la dotazione organica, a prescindere magari dalla valutazione economica se serve o non serve prendere quei tre dipendenti in più. Se la gestione è una gestione corretta, privatistica, evidentemente io non assumo delle persone che non mi servono. Magari creo servizi diversi, creo servizi in più, magari metto un pullman perché rispondo una parte: un pullman al passo dei tempi, un pullman intelligente. Visto che siamo nell'epoca da... nell dell'intelligenza artificiale, forse facciamo un beneficio per la nostra città. Di questo dovremmo parlare. Cosa voglio fare della mia città? Come la voglio sviluppare nel futuro? Io qua vedo solo lotte tra persone su regole. Sì, ma poi dei contenuti come io voglio sviluppare questa città, come la voglio rendere più sicura. Senti che potrebbe andare voglio... peggio perché in questo fine settimana si vota in Abruzzo e allora, anche perché è l'Ohio, de, l'abbiamo detto della Sardegna che era l'Ohio d'Italia, dell'Umbria, delle Marche, adesso c'è l'Abruzzo, ce lo racconta Francesco Marigrasso. Ciao Antonio, ben ritrovato a te e ai tuoi ospiti, anche ai telespettatori a casa. Allora, eh, sarà probabilmente l'affluenza decretare il risultato delle elezioni regionali in Abruzzo di domenica prossima 11 marzo. In Abruzzo, ricordiamo, non è possibile il voto disgiunto, il centrodestra diciamo che ostenta una certa sicurezza sulla conferma del governatore uscente, a sostegno del quale martedì sono arrivati i leader nazionali, come già fatto Uh, diciamo con poca fortuna in Sardegna con Paolo Truzzo e proprio sul vento uh, diciamo sardo confida invece il centro-sinistra dopo la vittoria ad un soffio di Alessandra Todde Ellis Schlein ha detto in Sardegna è stata punita anche l'arroganza di Giorgia Meloni che è la stessa arroganza che l'Abruzzo ha conosciuto in questi anni quindi spero che l'esito sia lo stesso e che in qualche modo sia anche un segnale a non scegliere la via dell'arroganza perché questi territori meritano molto di, me, molto di meglio. Un'altra sconfitta dopo la Sardegna, ricordiamo, confermerebbe invece la difficoltà della destra eh, raccontata diciamo, in queste settimane, anche perché stavolta il candidato è particolarmente vicino alla Presidente del Consiglio. Tra l'altro la forbice tra i due candidati, Marco Massilio e Luciano eh, D'Amico, si sarebbe infatti ristretta a un solo punto di divario, 51,4 a 49,6 secondo chiaramente gli ultimi eh, dati in favore del eh, presidente uscente, anche se da altri rilevamenti di febbraio... Marsilio risultava diciamo, in vantaggio di circa 5 punti, diciamo un 51-55%, uh, con Fratelli d'Italia che ruotava intorno al 30%, il PD intorno al 20%, 5 Stelle al 15, Forza Italia al 9, Lega al 7 e AVS e Azione al 4%. Per ora è tutto Antonio, non ci sono ulteriori aggiornamenti, ti restituisco la linea. Lo spiegone dalla capitale del nostro Maricazzo armato di pianta alla quale consiglio di dare un po' d'acqua nel frattempo. Tanto lo spoglio in Abruzzo, se dura la metà di quella in Sardegna c'ha tempo per mettere l'acqua. Devo dire che è stato bravo nell'analisi. Nell eh, quello è. Quello no, è, no, è. stato bravo e asciutto e così come dovrebbe essere un analista Ma Salvini si gioca la segreteria su sull'Abruzzo? No, no, sicuramente <ride> no. Però l'analisi è esatta. Eh, in Sardegna, ahimè, abbiamo perso pur avendo vinto. Perché se pensate che le liste hanno sfiorato il 50% con tre candidati, se pensate che ad esempio il candidato vincente mi hanno risultato, però il suo partito ha preso quasi metà dei voti l'altra volta, quindi bisogna ecco, e questo non dico l'arroganza, però il, tutti quanti noi, molte volte anche a Roma, si ha il pensiero che il candidato sia indifferente. Tanto sono così forti o siamo così forti che. Posso mettere Davide, posso mettere Gianni ad Adelfia, Davide vale Gianni perché ho una forza, un vento così forte che mi spinge anche in una città non mia. Sto facendo l'esempio di ad Adelfia perché è la città della Sessorestea. io posso vincere lo stesso. No, non è indifferente perché le idee camminano sulle gambe degli uomini e quindi forse ben venga quella cosa che è accaduta e che ha fatto rilevare che. Un candidato non è uguale agli altri anche all'interno di, di una coalizione vincente perché la coalizione in Sardegna obiettivamente ha vinto, i partiti hanno fatto addirittura un passo in avanti rispetto alle politiche però hai perso il governo della regione e quindi giustamente gli avversari perdenti però eh, festeggiano una vittoria meritata a quel punto. In Abruzzo le cose sono leggermente diverse e anche il dato tecnico del voto, del della non possibilità, poi possiamo ragionare se è giusto o sbagliato fare le voti giusto, Ma questo Nel è Il segreto dell'URR. Questo è un'altra un <ride> storia, ti dà anche un valore un po' diverso perché se i partiti ti trainano e quindi va bene. Ma come chi ha fatto le campagne elettorali, qui e Gianni ne abbiamo fatte diverse. Io stesso prendo due o tre voti in più rispetto a quelli che prenderei se il candidato presidente è vincente o perdente. Quindi, fatto 10 il numero dei voti io posso drenare da solo arriva a 12 se ho un cavallo buono su cui sedermi. ne che prendo po' la storia otto, di, di chi ne ne in questi giorni otto. sta facendo le liste e si sente chiedere: sì, ma che nome metto sotto sul sentino. Tant'è che i, i vostri questa settimana hanno detto sì, però, così è un po' concorrenza sleale. Eh, a riassumere il comunicato di qualche giorno fa avevamo pensato a Ugo Patroni Griffi e qualche giorno dopo Simonetta Lorusso è stata nominata alla guida della, fiera, della nuova Fiera del Levante. Avevamo pensato a, alla prefetta in quescienza Antonella Bellomo, e da qualche giorno è arrivata alla guida del NIRS, nucleo ispettivo di valutazione sanitaria. Si era corteggiato tra le righe Alfonsino Pisicchio che però è approdato alla guida dell'Arti. E così non vale, no, avete avuto no. i suoi sostanzialmente. C'è qualcuno dice, proponetemi a fare qualcosa, così Emiliano ti offre qualcosa. <ride> a, parte, a parte le battute, perché nel caso di Simonetta russo qualcuno dimentica che è stata, è stata già candidata alle regionali, quindi il percorso, giusto o sbagliato che sia, eh, era, era stato già tracciato. E quindi non è che un legame di, di, di parente con qualcuno poi determina... Uh, diciamo o condizioni gli eventi. Il uh, professor Padroni Griffi è presidente dell'autorità portuale e ha ritenuto, devo dire, legittimamente di proseguire nel suo lavoro, che mi pare duri altri due anni e mezzo, tre, se non ricordo, non ricordo male la scadenza. Quindi poi ognuno fa, prende le decisioni che vuole, poi pare questa, le persone di rilievo queste sono e quindi magari molti si affacciano alle stesse persone. Emiliano, poi sappiamo che è trasversale diciamo, nelle sue nomine, e quindi ecco perché poi si genera confusione. Come mettiamo la volpe che insegue me... la lepre. È me... <ride> come la volpe che insegue, insegue la, la lepre. lepre. Mettiamo, mettiamo la volpe così. che insegue la lepre. Però, capito? ripeto. Cerca di, di scovarla nelle varietà, dove sì. sta Al momento, le ha trovate tutte. le, le... Eh, trovati, tutte. No, ma bisogna comunque, c'è un dato fondamentale che, e questo ci deve far riflettere. Quando si commettono degli errori come quelli commessi in Sardegna, che in Sardegna è stato commesso un grande errore da parte del centrodestra, è chiaro che animano poi una coalizione vincente a livello nazionale, perché perdere una regione di centrodestra destra come si è perso, perché si è perso sulla decisione del candidato presidente, no? mentre in Abruzzo tutti quanti hanno dato la disponibilità dove... C'è il candidato presidente che è uno dei fratelli d'Italia. Quello che diceva Davide, io l'ho capito in un modo. l'oggetto lo, lo così. E là c'è stata l'arroganza e la presunzione che il primo partito deve imporre per forza e spesso in, è quello è il volere. In tante altre regioni che si andranno a votare, un proprio candidato presidente, perché dal punto di vista di percentuale elettorale ha il potere come dire, contrattuale più alto rispetto ad altri io non la vedo così io la vedo che è la persona, il candidato come diceva anche Davide che fa la differenza pure perché può essere imposto da un partito politico anche il più piccolo che sta in una coalizione ma che ha un indice di gradimento più alto che fa la differenza, che porta il suo se noi vediamo oggi al Comune di Bari Bisogna essere sincero, anche la Forgia ha un indice di gradimento suo personale, non ha la forza delle liste, ma un indice di gradimento che è un pacchetto suo di voti. Ma i civici stanno con la Forgia o con le cheese? I civici stanno al centro. <ride> Bellissimo, benissimo. <ride> I civici stanno al centro e i civici dicono una cosa oggi importante, anche per le regionali. Attenzione, mai dire mai e bisogna essere sempre corretti, perché il 3, il 2, l'un voto fa la differenza. Io ad Altamura ho ottenuto una coalizione insieme, togliendo anche il simbolo del PD, e ho vinto per 18 voti. Ma c'è stato un bagno di umiltà da persone di intelligenti, e ci sono delle persone che hanno seguito questo percorso. Occhio che. Dice l'assessore prof. Adesso non, non, la, non la coinvolgo, in questa contesa tutta politica, né sul, que, sul monito dell'assessore. Quali sono le figure che servono di più alle aziende? Non abbiamo tempo di far vedere i numeri dell'ITS, ma sono quelli che abbiamo citato. Dal vostro termometro, quali sono le figure che servono di più? Beh, eh, ovviamente, parlando di quello che è il nostro settore, che è la, quello meccatronico, è chiaro che eh, le figure più richieste sono quelle legate alla parte di, di programmazione. Quindi, eh, programmazione dal nostro punto di vista è legata al mondo industriale, a tutto quel mondo del 4.0. Abbiamo parlato di intelligenza artificiale, di robotica, di, di tutti quegli strumenti che oggi eh, ormai sono presenti ovunque così come la parte legata alle attività di, eh, di manutenzione, perché chiaramente eh, sono figure sempre più richieste proprio perché c'è bisogno di avere competenze per poter utilizzare questi strumenti di cui abbiamo parlato. Poi è chiaro che ci sono tante altre figure intermedie dalla progettazione ad altre, perché la banca elettronica è, è molto trasversale, quindi ci offre tante opportunità, ci sono tante possibilità. Per lo stando che noi stiamo lanciando da quest'anno pure eh, un settore che è diverso, che è quello del sistema casa, è quello dell'edilizia e quindi stiamo lavorando anche in questo settore. No, non gli ho chiesto prima del 4 più 2, della riforma dei, dei tecnici, quanto vi, vi rassicura? Allora, il 4 più 2 è eh, un'idea che può essere vincente ma deve essere eh, gestita nella maniera corretta. Vincente perché fa quello che noi... Eh, Cerchiamo di fare da tanto tempo, il 4 più 2 significa 4 anni di scuola superiore più 2 anni di ITS. È un qualcosa che eh, è molto importante perché crea una filiera, può, può creare dei ragazzi in arrivo all'ITS con delle competenze più alte e quindi poter arrivare a dei livelli ancora più alti attraverso l'ITS. Però bisogna controllare una situazione che è quella fondamentalmente di fare in modo che la, le progettazioni dei curricula siano fatte in maniera condivisa con le aziende, col territorio, in maniera tale da effettivamente creare questo percorso. E tutto questo va a ripercuotere il discorso di, da cui abbiamo iniziato eh, prima che partendo dalle scuole superiori significa che già alle scuole medie si può fare un orientamento verso le materie STEM, verso queste attività e quindi di conseguenza spostare un po' l'attenzione dei ragazzi e delle famiglie in settori diversi da quelli che oggi sono maggiormente eh, percorsi. Va bene al volo, sì. ma lei si chiama delle europee i giornali la davano come corteggiato da Italia Viva in questo d'altro canto la lista si chiama Italia al centro lei ha appena finito di dire che le partite la si vincono. Al centro, sì abbiamo fatto una riunione già un 20 giorni fa abbiamo discusso c'era Casini Mastella e stavo insieme pure con Renzi, abbiamo discusso perché c'è la volontà di creare questa, questa uh, come si dice Margherita 4.0, come si suol dire. E quindi di creare di nuovo questo contenitore di come, non, dire, non voglio dire di ex democristiani, <ride> però, però c'è questa c'è questa volontà, c'è questa volontà. Il problema è un altro, mi sono preso due settimane di tempo per decidere perché eh, sarei già sceso in campo. Il mio problema reale è l'azienda, l'esportazione, ci sono tutte le cose che stanno alle spalle, che non si vedono, ma che sono molto importanti. Io sono innamorato anche di quello. Quindi poi questo non è... Eh, quando tu lavori per costruire una lista regionale certo. e ti trovi di fronte a queste altre situazioni è chiaro che non è facile mettere insieme tutte queste cose la questo trasparenza e la passione di chi dice io però anche l'azienda, occhio che non è facile mi sono preso due settimane io la ringrazio per la, la, la passione e l'onestà con cui ci l'ha detto il no, consigliere c Stellato questa cosa? Che, ma che mi, mi ha chiamato campo. dieci volte Stefano. Per vieni devi, <ride> devi decidere, se scendi tu e chiaro io mi, mi tiro indietro. Se scendi tu, io mi tiro indietro. Eh, ma il centro sta aspettando Stefano D'Ambroso. Magistrato, già parlamentare per scelta civica, già? Beh, sicuramente un nome autorevole, soprattutto dopo, dopo quello che è accaduto. È sicuramente una persona che merita tutto il rispetto per quello che è, quello che rappresenta ha anche un'esperienza politica rilevante perché ha fatto anche il parlamentare, quindi diciamo non è un neofita e quindi obiettivamente è così. Prendo spunto a quello che ha detto prima, siccome qua si parla solo di coalizioni, metto tutto dentro e poi faccio il risultato elettorale. Mi spiegheranno poi Calenda quando va in televisione e dice io che i 5 Stelle non ho niente a che vedere perché lui su politiche industriali, politiche energetiche, politiche occupazionali, politiche formazioni dice cose. Del tutto opposte rispetto a quello che poi dicono i 5 Stelle, tant'è che è anche molto sferzante nei confronti dei pentastellati. Poi fa le collezioni insieme, e poi bisogna governare quando vinci le elezioni. Se due persone prendono quello spunto, pensano, io penso di fare 4 più 2, l'altro pensa, no, devo fare 3 più 5. E poi l'ante della campagna in que, è la campagna e poi in bisogna. In quel governare. caso poi non c'è sintesi, perché o prevale un'idea o prevale l'altra e quindi significa che. Ma se non il, cal... il centro aspetta le primarie del centro-sinistra per no, scegliere no, al o no. riesce prima? No, deve uscire prima. Deve perché uscire, perché uscire prima, deve uscire prima. <ride> e bisogna assumersi la responsabilità di assumere una scelta e una decisione che sia quella dell'interesse. Ripeto, sui contenuti cosa ne vogliamo fare? chi, è meglio, chi rappresenta meglio quello che noi intendiamo fare? Questa è la, la risposta, a questa, dare una risposta a questa domanda. Prof, come la chiudiamo? La chiudiamo nel, diciamo, nel appunto, uh, sollecitare anche appunto, il territorio proprio a, uh, a supportare diciamo, questo tipo, tipo di formazione uh, terziaria, proprio perché oggi bisogna far comprendere ai NIT di cui parlavamo prima che le opportunità ci sono, servono le competenze, siamo tutti a disposizione per riuscire a dare queste competenze eh, nei vari settori. Gli ITS non operano solo nella meccatronica, operano in tanti ambiti, quindi c'è la possibilità per tutti di trovare spazio. Grazie Onorevole, grazie Assessore, grazie Prof, grazie a chi si è collegato a voi per essere stati con noi sette giorni, sette, e poi torniamo, arrivederci, buonanotte.